No, il risultato utile e indispensabile nell'affrontare questa situazione di estremo disagio e difficoltà a cui siamo sottoposti in questi giorni. E per il prossimo periodo, nel porgere i più cordiali saluti, ringraziamo ulteriormente il sindaco Alejandro Petrucci. Un altro pezzo, Now's the Time.
però LVF, Colby, Tommaso, vieni qua. Spiega. Buonasera. Ciao. Mi chiamo Tommaso. Un giorno eravamo alle prove, era un venerdì. Dovete sapere che prima di questa band noi eravamo, diciamo, un'altra, adesso si è evoluta, diciamo. Prima eravamo i flauti e il sax, eravamo due clarinetti. E l'altro clarinetto alle prove, come al solito, era sempre in ritardo. E tra l'altro arriva, tornano le parti. Era coraggio, lire, ma vattene a quel paese perché è qualcos'altro. Cantando. Allora abbiamo iniziato a cantare tutti insieme e Barbolla ci ha messo tutte le note come sta facendo adesso. Perciò L2F le levate a qualcuno. Ora siamo allora vogliamo di suonare. Anche l'EQF ovviamente l'ha scritta Lorenzo.
parlare di una cosetta. Alla fine c'è una sorpresa, però non vi dico cos'è, sennò che sorpresa è, scusa, eh. Adesso viene a cantare il ragazzo più giovane di questa serata, si chiama Simone. Simone Esposito, ha 9 anni. Canterà Fresh Rock di Duran Duran. Roberto, ha cambiato l'ordine delle canzoni. Thank you.
Siamo qui con 7 anni, tra 10 anni, come tanto. Grazie. Davvero non riesco a capire come 9 anni tra questa gente riesce a cantare. Io già l'anno scorso. Adesso canterà Sofia Carletti, Sei dell'anima, Gianna Marini. Quanta tenerezza, non fa
cane sfatto o siamo in Svezia? Boh. Ora verrà a cantare una ragazza che si chiama Noemi. Mi sorprenderà con la sua voce. Canta da bambino. Canterà Ironi. Cantate di chiedere di dirlo perché io con nomi strani. Alan e Simone Sei. Thank you.
di musica, va? Ora viene a cantare l'amico mio qua dietro. Manuel Esposito, l'organizzatore di questa serata. Vieni qua, vieni. Canterà con il gusto di Duran Duran, però... per Trentino. Io vi dico una cosa, io fumo che sarà la vita, però io lo chiamo ciuffo biondo, guardate che capello che c'è qua, però sarà. Back to the paper cards. In a world of this paper fear, fools in town. I'm ruling now. Living for paper cards. Money for headshots. Fools living. Beautiful paper girl, home of the hair show.
Thank you.
Meraviglioso amore mio.
Sentiamo
prendere con la tua voce, furbo. Ora c'è un problema. È stato bravo, però c'è un altro problema qua. C'è questo qua, no? Che vuole fare sempre il figo. Ci sono i cani che dopo devono aspettare 6 canzoni per cantare un'altra volta. Poi c'è lui che dopo 3 canzoni canta di nuovo. Visto che sei perfettino, una calcia da sexy, eh? Visto che sei perfettino, dimmi tu il titolo della canzone, vedo che non sbaglio. Cioè, oltre al titolo della canzone vorrei un attimo paragonare questa canzone ad anche a ciò che è successo la notte del 24 agosto. Questa canzone si chiama Chance Number One dei Fandabali. Questa canzone fu scritta nel lontano 1982, ma la vedo così vicina ad oggi. Questa canzone parla semplicemente della mia malfamata di Soul, un quartiere di Londra. Questo brano commosse tanto anche la principessa Diana in Inghilterra nel lontano 82. E quindi anche se questa canzone non parla del terremoto, la sento molto vicina, perché in fondo molte persone nelle notte del 4 agosto noi stavamo, sì, anzi giù il terremoto, però ci sono persone che hanno perso davvero casa, paese e tutto. Quindi credo che questa canzone, anche se molto movimentata e ballabile, la dedico a loro, perché in fondo dobbiamo ricordare le persone con un sorriso. Donne e ragazze, che se vi siete andate da parrucchiere per farvi farla permanente, non c'era bisogno, ve la fa lui. Thank you.
siete dei primi. Ci vediamo solo il primo. Thank you.
canterà Primavera in anticipo di Laura Pausini. Senti, se quello ci mette la base.
io vi dico una cosa. All'inizio, più o meno, dopo Simone, c'era un duetto. Simone ed Emanuele, ma c'è stato l'inconveniente. Il signore qua dietro non ce la fa cantare signore in italiano, canzoni in italiano. No, non ce la fa. Allora però adesso viene un altro duetto. Anastasia Poggiali ed Elisabetta Enti. Canteranno A modo tuo di Elisa. Tu che farai tutte
il mio canto libero di Lucio Battisti. Pensi, guardi, ma cos'è? Pensi le canzoni dentro di te, no?
passione la canto, perché come è nata questa passione? 6 anni fa, diciamo che è nato per scherzo con una mia amica, poi invece lei ha scelto un'altra strada e io ho continuato la strada del canto. Come incredibile, dal nulla possono crescere passioni. È una cover, adesso più vecchio, lo so che l'ha fatta Godun.
closet apposta. Scusa, closet apposta, ti devo dire che è. Canterà di nuovo i giardini di marzo di Lucio Battisti. Passava quell'uomo, gridava ciclati. Al 21 del mese i nostri sogni erano già finiti. Io pensavo mia madre rivedeva i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Lo sconfitto tornavo a giocare con la mente di suoi padri. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è che
I'm the hero, my life can't be better. Oh, 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 oh.
Ma lo guardate quando loro cantano, lui da dietro come si muove? Non l'hai capito che non ti guarda nessuno? Sì. E poi ho capito, ma... Vabbè. Vieni, vieni. Un attimo. Allora, Noemi canterà A Thousand Years di Cristina Perri.
che ogni volta che non riesci a cantare, dopo c'è un balletto. L'hai fatto apposta? Boh. Allora, ci sarà il terzo balletto. I primi due li avete visti prima, i primi due, e poi le altre due ragazze. Ora invece parleranno tutte e quattro insieme, sia Sofia che Melissa, Elisa e anche la Jasmine. Say it can be. Oh, whoa.
someone to dance in your eyes. Just for one moment, do you wanna make it at my side? Sometimes I think that you know I'm Sammy. But something help me to get here. La prossima canzone è una canzone
canzone che George Michael ha cantato tante volte, ma è una canzone di Elton John e si chiama Dovete Sangue Down on Me. Beh, questo penso che è più un bel pensiero che possiamo dedicare a loro, perché fai che il sole non tramonti su di me, ma bensì che il sole risplenda presto su questa gente. Vai, Emanuele.
Oh,
looking in your eyes, close your mind and still sleep, and only say goodbye. Oh, well, I guess.
the way. And I know for your days to play, because the day that you hold, but I need some time from that devotion. I will leave my heart upon the floor, and when the Lord comes, then we out of devotion. Well, it takes a stone and baby, but I'm showing you the door, because I got the next page. Contentissimo perché questa serata sia riuscita bene.
E almeno che almeno è stata la mia impressione. E... volevo in particolare ringraziare anche i miei amici Alessandro Gregoni, Giulia Giovagnoli e aspetta, Elena Del Prete, Vanessa Casiani, Lorenzo Del Romani per aver calcolato tutte le offerte che questa sera sono state raccolte e sono contentissimo di... sono contentissimo di dire che nel nostro piccolo abbiamo raggiunto una cifra di 341,10. Come ho stabilito con il comune di Cossina, con il comune del Padre del Tronto, che mi ha risposto tramite mail e anche con una sua lettera firmata ufficialmente da lui, e questa cifra sarà donata tramite bonifico bancario e entro lunedì, insomma. Quindi passo la parola a una persona che adesso ridere qui. Buonasera, sono Vincenzo Maurizio, sono il coordinatore di protezione civile di Caltoceto. Emanuele mi aveva contattato, ma purtroppo a parte il periodo che è un po', diciamo, un po' impegnativo, perché abbiamo, oltre le nostre attività che abbiamo di solito, c'è il terremoto che ci ha scomposto un poco. Siamo intervenuti nel terremoto della parte della regione Marche, perché comunque sia siamo intervenuti soltanto nella regione Marche, e devo dire soltanto una cosa: ringrazio questi ragazzi che hanno avuto una sensibilità tale, insomma, di organizzare una cosa del genere, che così non è comune a tutti i ragazzi. Spero soltanto veramente che in futuro di trovare una parte di questi ragazzi nella protezione civile, perché comunque sia l'impegno che si fa, insomma, che si svolge è proprio in caso di questi eventi, che sono un po' eccezionali. E noi come gruppo di protezione civile di Caltoceto abbiamo un occhio, andiamo spesso nelle scuole anche a spiegare un po', anche a cercare di sensibilizzare questi ragazzi per la cura del territorio, un po' per il come comportarsi in caso di eventi, in queste cose che qui. Oltretutto abbiamo anche un sito che comunque sia curato da me e che spiega, insomma, un po' tutto come comportarsi. E avere, come ripeto, dei giovani che hanno questa sensibilità, sinceramente, diciamo che ci commuove veramente. Grazie a tutti. Non solo regionale, ma nazionale. Grazie.